caso volle, però, che a un ricevimento di personalità canadesi appartenenti al mondo della cultura, la regina si trovasse a parlare con Alice Munro e, una volta saputo che scriveva romanzi e racconti, le chiedesse un suo libro, che le piacque moltissimo. Paola, bentornata. Grazie. Dopo Jane Austen. È come se non fossi mai andata via. No, infatti. Siamo qua, poi siamo restate qua, ma siamo restate anche in Inghilterra, no? Sempre. Ci è piaciuta. Perché dopo Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, La donna e il sentimento, siamo tornate qui con Bennett questa volta. Sì. E la sua sovrana lettrice, anzi la nostra sovrana lettrice, noi abbiamo incoronata te. Come ti sei trovata? Ma grazie. Mi sono molto... Allora... Con Bennett, che ho imparato ad amare, con Bennett che amo, ormai follemente, con la sovrana lettrice in particolar modo ho avuto questa forte così identificazione, questo testo in particolare, a parte l'humor pazzesco, no? L'humor inglese meraviglioso, insomma, proverbiale humor inglese pazzesco, inarrivabile di Alan Bennett, c'è anche una forte immedesimazione, secondo me, del lettore in questo libro. Io l'ho avuta forte, ecco, no, mi premeva dire che non sono così presuntuosa, visto che la protagonista del romanzo è la regina d'Inghilterra, ecco, non è che io mi sia identificata con la regina d'Inghilterra, ma mi sia identificata con il potere dell'effetto, che cioè l'effetto potente che la lettura ha sulla sua vita, no? Di come stravolge la sua vita, pur essendo la mia vita di base molto partita in maniera diversa, ecco, da quella della regina d'Inghilterra. Però credo che il potere di questo romanzo sia proprio quello dell'identificazione. Ma questo Norman è una checca? Sir Kevin non era sicuro, ma pensava di sì. E lei lo sa? Sua maestà? Probabilmente. Il passaggio di tono, no? Da una scrittrice, una romanziera come la Austen, mm-hmm, a un grande scrittore come Alan Bennett, ma che usa una cifra molto molto diversa. Sì. Come avviene, come è avvenuto per te nella lettura a voce alta? Ma guarda, non ho trovato questa grande differenza. Perché adesso, anche la Austen sa essere, è vero. Adesso i lettori, quelli gli esperti, capito, si solleveranno. Non trovi differenza tra Jane Austen e Alan Bennett. Non l'ho trovata nell'approccio alla lettura. Un po' c'è una compostezza inglese straordinaria che vale per tutto, quindi vale per il romanzo passionale, amoroso, sentimentale e umoristico, che è quello della Austen, perché l'umorismo c'è, è quello che la rende grande, cioè sottilissimo, filata, vediamo, di nascosta, però c'è l'ironia, ed è quello che rende grande la Austen. E quello invece il linguaggio di Bennett, che in questo caso particolare, quello della sovrana lettrice, è comunque, lo è comunque così composto e così compito, che diciamo ad un approccio, come dire, non richiede un approccio vocale, interpretativo così diverso. Poi chiaramente questo tratta con argomenti completamente differenti, a volte, insomma, è un libro più moderno, è chiaro che ci sono cose, grandi differenze, però ecco, non siamo passati dal bianco al nero, devo dire che invece c'è assolutamente una continuità. Svegliamo un piccolo segreto, anche se so che non vuoi dire qual è il tuo preferito. Tu leggerai anche Nudi e Crudi? Leggerò poi anche Nudi e Crudi, certo. Due diversi tipi di risate, mi dicevi prima? Allora, sia la sovrana lettrice che Nudi e Crudi sono di un autore che non credo che non conosce la volgarità, pur facendo in un libro che è la sovrana lettrice sorridere, ridere, a mia opinione, a mio parere, come dire, sommessamente, e nell'altro sbellicare.
io mi sono sbellicata di risate con nudi e crudi, perché più non so, forse c'è un umorismo più immediato, nella sovrana è meno immediato semplicemente, però è...